Gianfranco Crosta, candidato sindaco della Lega Nord, ormai all'opposizione dopo la vittoria di Cavallotti. Come commenta questo risultato dopo 19 anni di Lega Nord? Commentarlo a freddo è proprio così difficile, o a caldo, come si suol dire, no? Onore al merito chi ha vinto, faremo opposizione ovviamente, vedremo come fare, come comportarci, eccetera, eccetera. Il verdetto delle urne è sempre quello che conta, al di là delle altre considerazioni, rispettiamo il volere dei cittadini. Vedremo cosa farà la prossima amministrazione. Noi abbiamo fatto tanto per Tradate, mi auguro che anche la prossima amministrazione faccia la stessa cosa. Ma ha perso Crosta o ha perso la Lega? Quando perdi, perdi tutti insieme. Quando vinci, vinci tutti insieme. Questo è il dato che mi sento di commentare. Può darsi che abbia perso io, che non abbia saputo trasmettere quello che effettivamente avrei voluto fare in amministrazione, ma io credo che, come ho già detto prima, quando si perde insieme. Non si vince mai da soli, non si perde mai da soli. La sensazione però che abbiate corso insomma in un momento difficile. Sì, questa può essere una scusa banale, ma certamente in questo momento non ha giocato a favore, no? A livello generale. A Tradate ci aspettavamo qualcosa di più, l'abbiamo fatto già al primo turno, il secondo turno ha sancito la vittoria dei nostri avversari, onore al merito e non so cosa sto aggiungendo. Quindi ancora l'effetto 2.0, ci sarà...